Sandro Moreci alla fine ha vinto la PR 6-3, credo insomma il risultato sia abbastanza meritato. Senza dubbio hanno meritato, senza ombra di dubbio, hanno giocato benissimo, bravi giocatori, tocca riconoscere la vittoria degli avversari, anche se è dura, però è così, tocca riconoscerla. La Polisportiva Genzano insomma da un paio di partite, anche col derby perso, forse qualche certezza è andata via? Sì, guarda, siamo stati martoriati dagli infortuni, squalifiche, anche la condizione fisica è venuta un po' meno, comunque poi tutte con cause che sono venute insieme, e sì, ultimamente noi che stiamo facendo bene come inizio del campionato e i risultati sono questi. Poi quando vai sul campo non ti metti impegno, trovi squadre che comunque mettono una grinta, tecnicamente anche molto valide, le figure sono queste, poi alla fine perdi meritatamente. Al rientro però dei giocatori infortunati questa squadra può vincere il girone? Guarda, si spera, però ci stanno un girone, questo è molto equilibrato, ci sono squadre molto ben attrezzate, abbiamo visto anche stasera, anche se non sono fra le prime posizioni, comunque per me è una delle squadre tecnicamente che ho incontrato più valide, tutto è la verità, rispetto alle altre che abbiamo incontrato, questa tecnicamente è una delle più forti, ci sono bei giocatori, non so male, dai. Per me meritano più di dove si trovano come classifica, non meritano la posizione che hanno. Roberto Margari, forse la migliore prestazione dell'anno, oggi davvero in tanti sopra la sufficienza. Sì, oggi abbiamo fatto la migliore partita del campionato, complimenti ai compagni, era una partita difficile contro un'ottima squadra, sono primi in classifica, un po' il mister non c'era sopra, quindi era un po' difficile, però abbiamo interpretato veramente bene, fatto un'ottima partita. Grande difesa, siete ripartiti sempre in maniera pericolosa, insomma avete preparato bene e siete stati sempre concentrati, è stato questo la chiave della partita? Sì, la concentrazione è stata l'arma in più, decisamente. Poi sì, la partita l'abbiamo preparata bene, in settimana, ci siamo concentrati, il mister ci ha dato la giusta concentrazione e siamo contenti dell'ottimo risultato. Seconda vittoria consecutiva e adesso insomma la classifica è un po' migliore. Sì. Indubbiamente, questi tre punti sono pesantissimi, sono ottimi punti, però noi facciamo il nostro cammino e poi a fine campionato vediamo. Mister Stampatore, forse la migliore prestazione dell'anno, una squadra complicata come la Polisportiva Genzano, praticamente non è mai entrata in partita grazie alla PR. Sì, è giusto, complicata è dire poco, sono i primi in classifica con 8 o 9 punti di vantaggio, adesso non so esattamente quanti ne abbiano, però questa sera finalmente ho avuto dalla mia squadra quelle risposte che andavamo cercando da un po' di tempo, cioè la voglia, la grinta, la qualità c'è sempre stata. C'era mancata forse un po' di convinzione nei nostri mezzi sino ad ora, anche se da qualche settimana comunque sia in campionato che in Coppa Provincia di Roma stavamo giocando bene, per cui io diciamo che questa è una prova che mi aspettavo e sono contento che sia arrivata questa sera. Questi 6 punti fanno anche bene alla classifica, che insomma è un po' meno grigia di prima. Assolutamente sì, diciamo che alla nostra classifica mancavano dei punti che comunque avevamo perso per colpa nostra, non è che possiamo recriminare più di tanto. Diciamo che adesso speriamo sia iniziato un'inversione di tendenza e che queste partite, insomma, così come questa, ma anche giocando un po' meno bene, mi sta bene lo stesso, insomma, riusciamo poi a fare il risultato e portarlo a casa, come ad esempio quella della settimana scorsa su un campo difficile come quello del Cosmo Sardea. Abbiamo giocato veramente una buona partita, una partita di carattere come quella di oggi d'altronde.